è il primo giorno della nostra vita. Buongiorno. Un giorno ho sentito una frase che mi ha colpito molto, a cui non avevo mai fatto caso, e diceva questo: perché il Signore ci ha fatto gli occhi sul volto? Perché l'unico volto che noi potessimo non vedere fosse il nostro, ma potessimo vedere solo il volto degli altri. È forte questa cosa, io non ci avevo mai fatto caso, no? Però effettivamente è così. Noi con gli occhi possiamo vedere tutte le parti del nostro corpo, bene o male, ma non possiamo vedere il nostro volto, non possiamo vedere ciò che è la nostra testa. Possiamo vedere però molto bene quello che è il volto degli altri. E se vogliamo vedere il nostro volto, dobbiamo aiutarci con qualcos'altro, uno specchio, oggi invece con tutti gli strumenti elettronici, no? Il computer o il telefono, ciò che anch'io sto usando adesso, no? E questa cosa è veramente forte, no? Fa pensare davvero che non sia un caso. Ci vuole davvero qualcos'altro per poterci vedere, no? E forse questo ci fa capire che noi non siamo fatti tanto per vedere noi stessi, per passare troppo tempo a guardare noi stessi, ma siamo fatti per passare il nostro tempo a guardare fuori di noi. E da questo punto di vista, anche l'esperienza fatta in questo periodo, qui anche a livello personale, ma non solo, ti fa rendere conto di come oggi invece le occasioni per vedere se stessi sono continue. È un continuo vedere se stessi. La logica del selfie, la logica del video, no? È una logica in cui quando ci si riprende, l'immagine che si vede è fondamentalmente la nostra. Oppure pensiamo anche alle foto. Una volta le foto, per chi è della mia generazione, no? E un po' anche voi, si facevano e non si sapeva minimamente come erano venute. Si aspettava di andare, di tornare dalla vacanza, magari andare a farla stampare, sviluppare dal fotografo qualche giorno, e poi come era venuta, non c'era la possibilità di cambiarla, di modificarla, era quella. E accettavi il verdetto della foto, è venuto bene, è venuto male. Però non la vedevi, non ti vedevi mentre la facevi. Oggi invece ci mettiamo tutti in posa, si vede chiaramente le foto sono costruite, perché uno può vedersi o mettersi nel profilo migliore, eccetera, no? Ecco, passiamo un sacco di tempo a guardare noi stessi. E anche mentre si registra un video, io ci facevo caso, perché dicevo, guarda un po', ma come mai i miei occhi non sono puntati verso chi sta ascoltando? Perché? Perché anche adesso, se faccio così, ecco, io sto guardando me stesso, che ho il video lì davanti, perché è facile vedermi, no? Cioè, ho l'immagine qui davanti a me, viene da guardarmi. Per riuscire a guardare chi mi ascolta, devo mettermi a guardare quel puntino che è sullo schermo dove c'è la videocamera. Ed è molto più difficile guardare un cerchiettino, no? Però è l'unico modo che ho per poterci guardare un po' negli occhi, anche se in maniera virtuale. E questa cosa è estremamente simbolica. Per guardare se stessi a volte è molto più facile e più normale ormai che guardare l'altro, che è, ecco, più complicato, come è complicato guardare questo puntino che è la videocamera. Vi dico questo perché davvero, facendo un bilancio di quest'anno, spero col cuore, per me stesso, per tutti voi e per i ragazzi, di esserci dati una mano tutti quanti a fare questo spostamento. Da noi a fuori di noi, dal concentrarsi su di noi agli altri, al fuori di noi che è l'altro e che è l'altro con la A maiuscola, che è il Signore. Davvero che il Signore possa ancora accompagnarci in questo cammino, aiutarci sempre a fare questo percorso, perché se ci ha fatti così, con gli occhi qua, allora vuol dire che ci ha fatti molto più per guardare fuori di noi che non sempre a guardarci addosso. Grazie di cuore per questo anno e un caro saluto a tutti voi. Ti devo tutto quanto è dolce, è il primo giorno della nostra vita.